Siamo di fronte all'ospedale di Cremona, uno dei principali luoghi del contagio da Covid, ma oggi con il consigliere Marco Degli Angeli in Regione Lombardia vogliamo parlarvi di sanità in Lombardia, perché pare che Fontana, Gallera e il governo leghista non conosca la differenza tra la parola e il significato della parola fornitura e quello di donazione, perché se guardiamo qua c'è una proposta di fornitura a parte di questa Dama S.p.A. e Marco vi dirà chi è la Dama S.p.A. alla regione, cioè alla società area di appalto della regione Lombardia, per vendere 82.000 pezzi tra camici e presidi sanitari per i medici e gli infermieri di questi ospedali pubblici. A un certo punto questa proposta di fornitura con tanti soldini, 513.000 euro, come si trasforma, Marco? Si trasforma miracolosamente in donazione e secondo il pubblico ministero, secondo i magistrati, Fontana si mosse sulla fornitura di camici da parte del cognato. Vuol dire che nella fase di trasformazione di questo contratto in donazione sembrerebbe che Fontana abbia fatto qualcosa. E questa è un'assegnazione diretta, non c'è la gara? No, assegnazione diretta vuol dire che senza gara tu assegni dei soldi ad una fornitura. Marco, Dama S.p.A. chi ha dietro? Dama S.p.A. ha dietro il cognato di Fontana e c'è una partecipazione del 10% anche della moglie di Fontana. Perfetto, se avete capito, assegnazione diretta ad una società con 90% di proprietà del cognato di Fontana e 10% della moglie di Fontana. Prima vogliono i soldini perché una proposta di fornitura, quando vengono beccati si trasforma in donazioni. I PM dicono che Fontana dovrebbe essere, i PM dicono, intervenuto nella fase dalla fornitura alla trasformazione in donazione, ma udite bene, Fontana dice: non sapevo nulla della procedura e non sono mai intervenuto in alcun modo. Praticamente Fontana a questo punto viene da dire: non sapeva di avere un cognato e non sapeva di avere una moglie. A voi il giudizio su questa triste vicenda politica.